Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi un video acquisti. Di solito non faccio tutorial degli acquisti, ma questi ve li voglio mostrare. Sono stupendi, spero. Lo sto aprendo con voi, sono appena arrivati. Allora, sono dei rivoli presi da eBay Ting Ting, insomma. E da un po' sto prendendo la mania di voglio avere tutti i rivoli di tutte le misure. Naturalmente quelli in vetro, non in resina. Quindi stavo cercando dei rivoli, questi che ora vi faccio vedere, e quelli grandi, e mi sono imbattuta in altri colori che ora vi mostro e sono stupendi, quindi vediamoli insieme. Apriamo il pacchetto e quindi cominciamo. Allora, io volevo prendere questi multicolori. Questi sono da 20 mm, quindi ho 12, 14, 16, tutte le misure. E mi sta venendo questa mania, spero che mi passi. Allora, ho preso questi, qui, un pacchetto ne vanno 5 di questi, sono bellissimi. Questi invece sono da 16 mm e ne vanno in un pacchetto, se non erro, 10. Anche questi sono stupendi. Poi mi sono imbattute in queste nuove colorazioni. Ah, ancora questi, sempre da 16. Questi sono le Crystal B, niente di particolare, questi già si conoscono benissimo. E mi sono imbattuta invece in questi colori, che ora dovremmo vederli senza la carta, sinceramente. Quindi sono, questi li avevano solo da 14 mm, purtroppo. E quindi questi sono stupendi. Sono sul viola con dei riflessi rossi. Poi magari vi metto sotto l'elenco dei colori, naturalmente il negozio. Se qualcuno vuole acquistarli, da sotto sono perfetti, bellissimo questo colore. Andiamo avanti. Poi ho preso questi sulla colorazione rosa, e questi anche sono, vediamoli, belli rosa, dall'effetto del glicine. Così non si vedono, ma dal vivo rendono ancora di più. Sono belli, belli, belli. Poi apriamo questo. In ogni pacchetto ne vanno 15. Ah, ne ho trovato uno difettato. Direi non male comunque. Vediamo questi, da dove li apriamo. Questi sono con l'azzurro. Azzurro, non si vede bene il colore comunque dalla telecamera. Non sono azzurri, ma sono sul viola. Viola riflesso porpora. Non rende, no, non si vede bene il colore. Guardate il riflesso porpora. Si vede, sì, appena appena. Ok, andiamo avanti. Altro colore che sembra uguale a questo, ma non lo è. È più sul rosso, guardate, è blu e rosso. Guardate, si vede, sì, si vede, riflesso. Questa è un'altra colorazione. Poi ancora questa colorazione che voglio farvi vedere. Bella, 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 bella. Questa è, allora, ti dà il riflesso del viola e del verde. Il verde si vede, non è il blu, non, cioè il viola sembra sempre blu, ma non è viola, non è blu, è viola. Dal riflesso del verde, guardate, guardate che meraviglia, belli, belli, belli. E non vengono neanche tanto, non ricordo il costo per bustina,
circa 1,40 euro, non vorrei sbagliarmi, 1,50 euro, insomma, quel costo lì. Per 15 pezzi direi che ne vale la pena. Vediamo questi sotto come sono, sempre belli. Questi sono sempre, questi sul blu, cioè blu scuro, blu turchese, col riflesso turchese, blu scuro riflesso turchese. Vediamo se me lo riesco a far vedere. Guardate, si vede appena appena quello più scuro, non si vede tanto tanto. Va bene. Poi per ultimo colore, questo qui, che è sul fucsia. Direi che questo non è proprio, no, questo non appartiene a questa tipologia di colori. No, questi qua sono i fucsia normali, semplici. Niente, no, pensavo che erano di quelli. No, questi però direi perfetti, bellissimo colore. Non è un colore che io vada pazza, eh. L'ho preso giusto perché c'è sempre qualcuno che vuole questo colore. Anche a me. Oh, se non esistesse è uguale, va? Direi. Niente, è tutto. Sono stracontenta. Bellissimi, bellissimi tutti i miei colori. E spero presto di fare delle bellissime lavorazioni con questi colori. Mi arriveranno anche quelli verdi, un verde mela, spero al più presto. Niente, vi saluto a tutti, grazie, grazie che mi seguite. Ciao e alla prossima. Ciao!